Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di muscoli a vita. Sono appena tornato dal lavoro e dato che sono ancora indietro con i numeri di proteine giornalieri, ho deciso di fare un protein shake. E dato che mi avete chiesto in tante domande, mi avete chiesto come fare a colpire i grammi di proteine senza utilizzare dei supplementi di proteine, quindi senza utilizzare le proteine whey, oggi ho deciso di fare un protein shake completamente senza alcun supplemento di proteine. Vi do uno spunto per come colpire anche voi i vostri grammi di proteine giornalieri. Iniziamo. Come vedete, ho qui preparato gli ingredienti di questo protein shake. Allora, per iniziare, ovviamente qua ci sta lo shake. Questo sarà la base del nostro shake proteico, quindi skyr, Icelandic style yogurt. Questo è praticamente yogurt greco che ha 12 grammi di proteine per 100 grammi, quindi se non trovate lo skyr, lo yogurt greco 0% total fage va fortissimo. Questo è un almond breeze e lo useremo al posto dell'acqua, praticamente latte di mandorla, solamente 13 calorie per 100 ml e ha 0,5 grammi di proteine per 100 ml. Poi ovviamente non mancano mai i micronutrienti, quindi del kale, questo metteremo 80 grammi e ci saranno dunque 2 grammi di proteine da questi kale, e mirtilli. Metterò, mi sembra, 30 grammi di mirtilli per dargli un po' più di gusto, che così con questo yogurt naturale ci sta anche un po' più di gusto. E qui al lato due fonti di carboidrati preferite, ovvero le banane e gli oats. Quindi se siete in definizione e volete solamente colpire i vostri numeri di proteine, fate solamente, utilizzate yogurt, questo yogurt greco, un po' di latte di mandorla se vi piace, un po' di mirtilli e un po' di kale. Altrimenti invece, se avete tante calorie con cui giocare, se siete in un periodo di massa, potete benissimo andare a aggiungere mezza banana o anche una banana e aggiungere dai 30 agli 80 grammi di oats. Quindi questo è lo shake perfetto, il mio shake preferito per mantenere la massa muscolare magra anche quando sono in definizione, oppure per colpire i miei numeri di proteine giornalieri. Vi faccio vedere subito come esce. Allora, per prima cosa, 250 grammi di questo yogurt skyr. Ed ecco qua ragazzi, il prodotto finale, come potete vedere, veramente una bomba, un bicchiere intero e me ne è rimasto un altro po' di là. Quindi questo shake a 30 grammi di proteine senza utilizzare integratori di proteine, veramente ottimo se volete consumarlo come pasto rapido pre oppure post workout, quindi prima o dopo l'allenamento, anche prima di andare a cena o come snack, è veramente perfetto. È buonissimo. Buono, consistenza ottima, se lo volete un pochino più denso ci aggiungete un po' di ghiaccio, però veramente buono, dolce, rinfrescante, ottimo per l'estate. E questo qua è uno shake che potete utilizzare per colpire i vostri obiettivi di proteine giornalieri. Adesso voglio un attimino spiegarvi, mentre vi bevo questo, che questo shake non vi farà crescere la massa muscolare oppure bruciare i grassi. Le proteine whey non sono assolutamente necessarie, le proteine non serve un protein shake, serve che colpite macronutrienti e calorie nell'arco totale della giornata. Quindi se volete mettere su massa, allora dovete consumare più o meno intorno ai 2 grammi di proteine per chilogrammo corporeo, e stessa cosa in definizione. Ma se volete far massa, dovete soprattutto essere un surplus calorico, ovvero dovete mangiare più calorie di quante ne richiede il vostro corpo. Se invece siete a dieta e volete definirvi e provare a mantenere il più possibile la vostra massa muscolare, allora dovete essere in un deficit calorico, quindi consumare meno calorie di quante ne ha bisogno il vostro metabolismo. Detto questo, io mi godo il mio protein shake. Come avete visto, rapidissimo, 5 minuti ed è pronto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, buttateci un like. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, guardate gli altri miei video e vi imparerete tanto, ve lo prometto. Detto questo, voglio ringraziare ogni singola persona di voi. Iscrivete, buttateci un like, commentate se lo provate, facendomi sapere quanto è buono. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!